e tra un battito di mano e le mani alzo a te, riconosco il mio peccato e rivedo il tuo splendore. Piano piano nasce amore tra il tuo spirito ed il mio cuore. Prima il pianto, poi il perdono ed infine un canto nuovo. Ad un tratto io sentivo una mano sul mio capo, all'orecchio una voce mi diceva: io ti amo, non temere il tuo peccato, è già stato perdonato, sei mio figlio prediletto, sei un frutto del mio amore. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, io ti amo. Cuore, ora sento come un cuore appena nato, un bambino tra le braccia di un padre innamorato. Prima il pianto, poi il perdono ed infine un canto nuovo. Io ti amo, mio Signore, tu sei pace, tu sei l'amore. Io ti amo, 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 mio Dio. Io ti amo, 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 mio Dio. Io ti amo, 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 mio Dio. Prima epistola dell'Apostolo Pietro, dal verso 13 al verso 25. E come sempre, a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria e la nostra ubbidienza. E cosa risponde il popolo? Amen. Alleluia! Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti
e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi che per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni e gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. Poiché ogni carne è come l'erba, e ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Gloria al nome del Signore. E credo che è un messaggio, non un messaggio diverso da tanti altri messaggi, perché alla fine si è andato a vedere tutta la parola di Dio, è una continua esortazione alla nostra vita. E forse molte volte troviamo capitoli interi che sono ripetizioni dello stesso argomento, e questo non ci meraviglia. Perché? Perché il Dio che ci ha creati ci conosce meglio di chiunque altro, perché il popolo, soprattutto il popolo che appartiene a Dio. E qual è il popolo che appartiene a Dio? Voi fate parte di questo popolo? Ci sono tanti altri ancora che non sono in questa sala. Il popolo di Dio è quelli che hanno accettato il dono d'amore di Dio, quelli che lo riconoscono come Padre e Signore, amen, e quelli che si sforzano, vogliono sforzarsi a fare che cosa? La sua volontà. E dicevamo, la volontà di Dio qual è? È quella, la ragione della ripetizione di tante esortazioni, sapendo che noi siamo deboli, dimentichevoli. Il primo popolo dimentichevole e poco ubbidiente è stato il primo popolo che Dio ha chiamato, il popolo di Israele, e per questo ancora hanno subito poi tante tristi realtà. E ancora oggi noi abbiamo il dovere di pregare per la pace di Gerusalemme. Perché la pace di Gerusalemme rappresenta un po' la pace di tutto il mondo, perché conoscete gli avvenimenti, ormai sappiamo che tutto il mondo è una polveriera, ci sono guerre da tutte le parti, ci sono malvagità, cattiverie, e le cose non stanno diminuendo, anzi in questo senso stanno aumentando. È vero, siamo anche in quelli che sono i tempi escatologici, cioè i tempi della fine, quello che troviamo nella parola di Dio. Anche la gente che non crede in Dio dice: ma non si capisce più niente. Anche la gente che non crede in Dio dice: ma adesso come andiamo a finire? È cambiato tutto, si cambiano le cose dalla sera alla mattina. Vi siete accorti in quest'ultimo decennio, non voglio andare molto lontano, le cose si sono completamente rivoltate. Ma cosa sta succedendo? Perché questo messaggio? Il Signore me l'ha posto innanzi, e io nel momento che ho visto questo passaggio biblico mi sono chiesto: perché il Signore vuole che si parli? Perché al di là di Pietro, questa è parola ispirata da Dio, dallo Spirito Santo che è Dio, amen. E noi sappiamo che la parola
la parola che arriva al popolo non è tanto la parola erudita, la parola colta, la parola coltivata in una certa maniera, ma come noi, almeno per quello che è la realtà di tanti cristiani della nostra fede, è quello di ricevere una parola rema, dal termine greco, una parola che parla al nostro cuore. E perché? Perché troviamo scritto già in quello che è l'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, che negli ultimi tempi la carità di molti si raffredderà. La carità è l'amore spirituale, e quell'amore spirituale ce l'ha da solo Dio. Non può essere attinto da altre fonti. Dio è la fonte dell'amore, perché lo portiamo dietro di scritto, lo portiamo nel cuore, perché vogliamo dirlo insieme tutti quanti, Dio è amore, amore puro, assoluto, incontaminabile, che non verrà mai in eterno meno. È la qualità più, possiamo dire, più facile a capire, almeno io credo, per i credenti è facile a capirlo, no? Come siete stati convertiti? Qual era stata la vostra conversione? La parola conversione oggi viene presa in certe maniere, ma sappiamo convertire e conversione significa un cambiamento radicale, immediato, è vero, di quello che in questo caso è la vita nostra spirituale. Perché? Come possiamo dire che ancora siamo convertiti e abbiamo la salvezza? Perché io credo che avete tutti assimilato in maniera pratica quel verso che non finirà mai e che ben conoscete, che lo predicheremo sempre, che lo annunceremo fino a quando non penetrerà in tanti cuori che non è ancora penetrato, e già avete compreso a che mi riferisco. Quale passaggio biblico? Ditemelo. Giovanni 3, 16, Evangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16, che racchiude la sostanza dell'amore del Vangelo. E lo ripetiamo anche in questa occasione. Vogliamo dirlo perché ci sono tanti che non hanno mai ascoltato. Lo vogliamo dire tutti insieme? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato mandato l'unigenito suo figliuolo affinché chiunque, fermiamoci, chiunque, di qualsiasi latitudine, longitudine, razza, colore, chiunque, possiamo continuare, crede in Lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Abbiamo vita eterna? Lo abbiamo? Abbiamo come caparra, la riceveremo quando andremo nella presenza del Signore, ma lo siamo già, perché noi apparteniamo al regno di Dio. Il regno di Dio, c'è un altro verso che io non riesco mai a dimenticare e spero che non lo dimenticate nemmeno voi, dove dice: il regno di Dio è nel vostro cuore. Alleluia! E allora però c'è bisogno che in questi ultimi tempi la carità di molti si raffredda, si è raffreddata. Voglio dirlo a tutti quei fratelli che ci seguiranno anche, e i fratelli e futuri fratelli, ma soprattutto i fratelli, forse questo messaggio in modo specifico è per coloro che hanno fatto già un'esperienza concreta con Cristo mediante la parola di Dio. Ci sono raffreddamenti, ci sono soltanto apparenze, è rimasta molta formalità, è rimasto soltanto la liturgia, in un certo senso, anche nelle chiese evangeliche, dove si arriva, ci si fa il culto, si corre, poi subito l'orologio ha la sua preminenza, perché ci sono tante altre realtà, tanti altri impegni di altra natura, e soprattutto nel periodo più difficile della vita spirituale di ogni credente. È difficile proprio in questi tempi, è i tempi del quando comincia il caldo, vacanze, i piani delle vacanze. Sembra che tutta l'attenzione si distolga per essere, per quello che è la programmazione, per quello che è un periodo di riposo, ma voi conoscete che se non siamo riposati dentro non abbiamo nessun riposo. Potete stare su un materasso invece di 24 ore, potete starci anche 5 giorni, vi alzerete stanchissimi, perché se non c'è la pace dentro, se non c'è Cristo nel cuore, e Cristo calma ogni tempesta. E se non c'è Cristo ci sono tante tempeste.
ce ne sono veramente tante, perché ci sono pur quando c'è Cristo, ma noi sappiamo che lui ha sgridato ai venti e il mare si è calmato, lui sgrida e noi confidiamo in lui e con la nostra confidenza, che è un prodotto della nostra fede, quella fede che viene da Dio, quella fede che viene dalla parola di Dio, ci mette in condizione a un certo punto di tranquillizzarci e dire: Signore, tu sei con me, ricordandoci che lui non ci lascerà, non ci abbandonerà, giammai. Amen. Amen anche per quelli che ci seguono. E allora, cari fratelli, care sorelle, cari cristiani, dobbiamo riguardare un poco intimamente la nostra vita. Ricordatevi, abbiamo finito proprio con l'ultimo verso che esprime il significato in maniera semplice di quello che è la nostra vita. La nostra vita com'è? Come un filo d'erba, un fiore, un qualche cosa che poi appassisce. Un filo d'erba, una nube, un passaggio. Quando si è giovani tutti pensano è tutto per gli altri, succederà agli altri, ma alla fine sappiamo che la nostra vita è veramente di passaggio. E allora perché non ci prepariamo tutti quanti a un futuro glorioso nel Signore? Ci sono tanti che si mettono subito a dire: ma questo non esiste, sono sciocchezze, questo è soltanto la religione. Io vorrei che questo ragionamento, quelli che la pensano così, non debbano un giorno pentirsi, e lo faranno per l'eternità, perché è più difficile dimostrare la non esistenza di Dio che l'esistenza. Amen. Perché tutto quello che ci gira intorno parla di Dio. L'aria, la natura, la nostra stessa realtà, la livella speciale dell'Evangelo, che non fa sentire uno più importante, l'altro meno importante, quello che c'ha i soldi, quello che non c'ha i soldi. Questa livella gloriosa che Cristo ha dimostrato, ha predicato, ha praticato, ha insegnato, e grazie a Dio credo che l'abbiamo tutti recepito questo insegnamento, che non c'è niente di potersi vantare. Chi è che si può vantare? Chi si può vantare? Dice la Scrittura: non puoi aggiungere nessuna misura alla tua altezza. Parliamo non di misure un poco strane per quello che è il nostro linguaggio, ma io dico anche un centimetro. Sì, mettiamo un cartone dentro la scarpa. Però alla fine la scarpa te la togli. Tacchi altissimi. In modo particolare le donne, anche qualche sorella, per sembrare più alte mettono i tacchi, quelli grossi grossi. Non devono guardare i piedi le persone, altrimenti diranno meno 10, meno 15. Gloria al nome del Signore. Ma perché non vivere tutti quanti una vita nella semplicità della fede, sforzandoci a mettere in pratica i due più grandi comandamenti? Due? Qualcuno dice: ma sono 10? Sono riassunti in due. Due. Li conosciamo tutti quanti noi. Sono due che comprendono tutti gli altri. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo maggior potere. Poi? Ama il prossimo tuo come te stesso. Come sarebbe bello, se l'umanità fosse tutta orientata in questa maniera. Quante cattiverie in meno. Come sarebbe più facile vivere. Invece continua a regnare il motto: morte tua, vita mia. L'ho detto in italiano, qualcuno dice in latino, maccheronico. Lasciamo stare i maccheroni per il momento. Morte tua, vita mia. Stiamo vedendo da tutte le parti malvagità. Vediamo persone a volte molto gentili, sembrano che sono grandi amici, andate a scoprire. Hanno tutta una realtà truffaldina. Si cerca subito di truffare il prossimo. Ne sentiamo tutti i giorni. Chi sta in commercio, chi non sta in commercio, chi subisce giornaliermente. Viviamo in un mondo particolarmente cattivo in questo tempo. Perché? Perché dobbiamo convincerci anche di questo, che siamo
negli ultimi tempi, ma siamo soprattutto, come dico io, e molti si esprimono differentemente, ma dicono la stessa cosa, siamo nelle ultime ore degli ultimi tempi. E io non voglio vedervi imbronciati per questo, perché mentre per il mondo questo sta a rappresentare che siamo quasi, sta scoccando l'ora di quello che è la manifestazione della giustizia di Dio, per i cristiani dovrebbe essere tutto il contrario. È l'ora della redenzione, è l'ora della dimostrazione di un'avvenuta salvezza, sì o no? Siete convinti? Amen. Quando diciamo, non lo diciamo perché lo vogliamo dire, lo diciamo perché i segni che ci sono stati dati fra quelli del discorso della montagna di Gesù e di altri messaggi profetici, biblici, sappiamo che siamo in tempi veramente dove abbiamo praticamente tutti i segni che da un momento all'altro, che succede da un momento all'altro? Per noi c'è da gioire, per quando accetteranno ancora il Signore col cuore. Cosa succederà da un momento all'altro? Cosa succederà? Io so che la maggior parte dei cristiani in Italia non lo sa. Non lo sa. Non c'è niente da fare, sembra che questo messaggio non sia predicato da nessuna parte, o meglio, grazie al Signore noi lo predichiamo. Ma dobbiamo anche in ogni cosa praticare quello che noi insegniamo. Perché c'è scritto chiaramente che da un momento all'altro Gesù, cosa farà Gesù? Incontrerà la sua sposa in cielo, vero? Perché? Perché ci sarà una brutta parola, ma è bella per i cristiani, il rapimento dei credenti. Quali credenti? Di quale chiesa? Di quale religione? Religione cristiana. E chi saranno i credenti che saranno rapiti? Che saranno portati nelle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, a incontrare anche quelli che si sveglieranno un poco prima, che sono addormentati nel Signore. Chi saranno questi credenti? Chi saranno? Beh, io lo chiedo a voi, chi saranno questi credenti? Ci sono qua in mezzo almeno? Ci sono in questa chiesa? Alleluia al Signore! Il Signore verrà per rapire la sua sposa. E poi, mentre leggevo questo passo, pensavo a una antica parabola che voi conoscete alla perfezione, quella delle vergini avvedute e quelle disavvedute che in una edizione antica vengono chiamate pazze. Sì, io capisco anche perché vengono chiamate pazze, perché quando uno è consapevole della propria disavvedutezza, quando uno è consapevole che si comporta in maniera anomala e continua a comportarsi così, non è più una persona saggia, è una persona che non neanche ragiona più, per cui si può chiamare anche questa una forma di pazzia cosciente. E questa pazzia cosciente è quindi sapere che uno sta per affrontare un pericolo che sarà un pericolo eterno e dice, vabbè, non ci posso fare niente, sono debole. E in questi tempi la Chiesa, non parlo di questa Chiesa soltanto, parlo della vera Chiesa, quella composta da tutte le anime che sono state riscattate, lavate, non pagate con argento e oro come dice l'Apostolo Pietro, ma il prezzo pagato è stato il sangue prezioso di Gesù Cristo, il Signore. E mi sto accorgendo, c'è un cristianesimo di facciata. Beh, non voglio accusare niente a nessuno, io stesso mi riguardo nello specchio della parola e guardo le mie insufficienze. Non sto qui a criticare chi che sia, sto semplicemente a essere la voce, una delle tante voci di servitori di Dio, che siamo le sentinelle che il Signore ha posto per dire fate attenzione. Non potete contare su giorni che non potete assolutamente comandare, perché il tempo non appartiene a nessuno. Ho detto molte volte che un battito cardiaco ci separa proprio dall'eternità. E questo avviene in tutti i momenti. Vedete, mentre parliamo, chissà quante persone lasceranno questo terrestre albergo in tutte le parti del mondo. Non sto a farvi delle statistiche, ma saranno tante, tante, tante. E quante di queste se ne vanno senza aver conosciuto, o aver voluto conoscere, o hanno abbandonato quella che è la conoscenza del dono più grande che Dio ci ha fatto, quello di darci una salvezza in Cristo Gesù il Signore.
E al di là del rapimento, perché poi quando parla di rapimento sarà una cosa generale, sarà una grande confusione nel mondo quando mancheranno milioni di individui, perché per quanto i cristiani fedeli sembrano pochi, poi saranno come l'arena insullito del mare, come le stelle del cielo, che anche con i migliori telescopi nessuno può contarli, è vero? E allora facciamo bene attenzione, prestiamo molta attenzione, e voglio ritornare alla parola che abbiamo letto, affinché possiamo capire che non solo ci è stata data grazia, e la grazia è il perdono di tutti i nostri peccati, e ogni giorno il sangue di Cristo continua a perdonarci, perché l'amore di Dio è qualcosa di meraviglioso che non possiamo mai assolutamente definire, ma possiamo capire che è grande, tanto grande, e noi siamo tanto piccoli. Amen. E guardate cosa dice questa parola. Perciò avendo cinti i lombi della vostra mente, i lombi della nostra mente, qualcuno dice, ma dove sta scritto che abbiamo i lombi nella mente? È un modo, diciamo, figurativo, di esprimersi affinché possano capire tutti quanti. I lombi della nostra mente, sa, ciò che sono le realtà che producono i pensieri, producono le decisioni, producono le intenzioni, e soprattutto una mente sana in corpore sano, vero? Una mente che sia veramente in un corpo sano, e il corpo sano è quando noi abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, che non è un personaggio storico. Finiamola di pensare al Cristo come quello che può essere solo una persona umana. È stato vero uomo, ma era ed è vero, diciamolo tutti insieme, era ed è vero Dio, e diamo gloria a Dio. Avendo quindi cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. E poi continua, come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quante difficoltà ho trovato in tutti gli anni quando si è predicato un messaggio sulla santificazione. Ma che fa? Molti così intendono la santità. Il Signore non guarda l'esteriore, il Signore guarda soltanto l'interiore. Che bugia, che menzogna sottile, che poi l'esteriore mostra quello che c'è nell'interiore. C'è una grossa realtà, che quello che mostriamo all'esterno, che non è buono quando non è buono, è qualcosa che abbiamo maturato all'interno. Per cui se siamo sporchi dentro, l'equivalente si vedrà fuori. Io non parlo di sporcizia in senso che non c'è, si è lavati con i vari saponi e con i vari cosmetici e le cose che sono in giro. Parlo di, naturalmente, in senso spirituale, vero? Ebbene, c'è un'altra parola che dice: siate santificati voi stessi, corpo, anima e spirito. Questa parte non piace a parecchi. I cristiani delle ultime generazioni, quanti cristiani, andiamo a preghiere, il Signore è buono, mi perdona, ritorniamo a fare quello che stiamo facendo. No, la parola dice: non confermatevi a quei tempi in cui eravate mondani, peccatori, trasgressori, disubbidienti, anzi dice: siate ubbidienti, non vi conformate. Ma stiamo vedendo una realtà triste in questi ultimi anni. Stiamo vedendo che questo cristianesimo si è veramente trasformato. Le apparenze, le presenze, soltanto quello che può essere una realtà a livello di chiesa. Poi quando si esce fuori, sinceramente a volte mi è capitato e mi capita spesso di non riconoscere più i fratelli in mezzo alla gente del mondo. Anni fa, non so se ve l'ho detto, frequentavo un negozio, andavo a fare spese in un negozio all'ingrosso, e c'era una commessa. Io vedevo in quella commessa una sorella, non lo era, ma aveva più l'aspetto di una sorella
di tante nostre sorelle che pur nelle nostre chiese vengono in una certa maniera, ma fuori si trasformano in un batter d'occhio. Sono entrate le mode e purtroppo le brutte mode, non c'è più santificazione. Che cosa allora significa santificazione? Sembra che il concetto vero, autentico, biblico della santificazione si sia perso completamente. Non piacerà questo messaggio. Parecchi potresti che anche che mi seguiranno e chiuderanno. Se mi chiudete è vostra responsabilità, che io vi parlo da parte del Signore. Sembra che non c'è più, non si capisca più questa santificazione. Possiamo fare quello che ci pare e piace, basta che andiamo in chiesa, abbiamo fatto tutto, abbiamo cantato, abbiamo fatto, ma che abbiamo fatto e abbiamo cantato? Se la nostra vita non è una vita che si rinnova giorno per giorno, se non viviamo una vita spirituale vera, autentica, una vita spirituale che ci porta a dire: Signore, tu sei il nostro Re, ma lo sei davvero, perché noi vogliamo fare appieno la volontà di Dio. La vogliamo fare. E cosa significa fare la volontà di Dio? Significa vivere una vita pulita, pulizia, e non ci sono detersivi speciali, c'è l'ubbidienza alla parola di Dio. Vogliamo dirlo insieme: ubbidienza alla parola di Dio, più forte, ubbidienza alla parola di Dio. Il Signore viene davanti per i cristiani, per quelli che sono veramente cristiani. Il Signore occupa il primo posto nella vita. Non è un Signore immaginario, non è una croce che continua a essere una croce. Gesù è vivente, lo ripeterò fino all'ultimo istante della mia vita. Il mio Gesù, e io spero il vostro Gesù, vive. E vive dove? Nel nostro spirito, nel nostro cuore, per lo Spirito Santo. Vogliamo dare gloria a Dio insieme? Ma riteniamola questa parola. Io adesso mi rivolgo a voi che siete in sala, ma mi rivolgo anche a tanti fratelli e tante sorelle attraverso i mezzi multimediali. Molti pensano che sia una predicazione per televisione o attraverso internet abbia un valore diverso. Non è vero, perché la parola di Dio è che viene predicata, pubblicata, gloria al Signore, è la cosa più bella quando viene praticata. Perché quando mi sono convertito all'Evangelo, e non parlo di denominazione, non parlo di organizzazione, quando mi sono convertito all'Evangelo, ho accettato Gesù, quei servitori umili di un tempo, che lo ripeto sempre, erano sgrammaticati, erano uomini che non avevano una grande cultura, ma un grande amore per Dio, mi facevano capire un verso che magari non è scritto così, ma è una sostanza, che non è chi dice Signore, Signore, questo è scritto, entra nel regno di Dio, ma dicevano ancora qualche altra cosa, una cosa molto più importante, che noi dobbiamo, era questo il concetto, che dobbiamo praticare la parola di Dio, dobbiamo essere praticanti, cristiani veri, cristiani, i cristiani veri sono i cristiani che hanno Gesù nel cuore, che si infiammano ogni giorno d'amore per il Signore, che non c'è niente di più importante, perché Lui è il Signore, non ne conosciamo altri, il Signore, non i signori. Poi c'è il Signore a fianco, c'è il Signore della porta a fianco, c'è il Signore che incontriamo per strada, c'è il tutti i signori siamo, no? Gli uomini, poi stanno le signore. Le signorine sono diventate poche, molte signorine sono signore. Ormai si usa anche questo termine, signora, signora anche che è signorina. Oggi siamo arrivati che non si capisce nemmeno più niente di qua. Per non parlare poi, non voglio entrare in certi argomenti che sono praticamente molto insidiosi, ma rimaniamo nella parola di Dio, alleluia! Noi abbiamo riconosciuto, come dice Pietro, che Dio è nostro Padre, vero? Molti predicano e molti pregano una preghiera, Padre nostro. Io non mi chiedo, o meglio, mi chiedo se sanno cosa significa essere figli di quel Padre. Bisogna entrare nello stato di famiglia. Non si può essere figli senza entrare in uno stato di famiglia. Vi pagano. Anche per i figli adottivi, è vero, è così. Uno può essere figlio quando? Quando entra nello stato di famiglia. E per entrare nello stato di famiglia di quel padre,
bisogna passare per la porta, che è Cristo Gesù, il Signore, perché attraverso il suo sangue, attraverso la sua vita, quello che ha versato sulla croce, che adesso rimane quel grande sacrificio meraviglioso di questo Gesù che ha ubbidito al Padre fino alla morte e alla morte della croce, ha dato tutta se stesso. E chi l'avrebbe fatto? E questo perché? Perché Dio è amore e Gesù è Dio, è il figlio di Dio, ma anche Dio. Amen. E questo amore sta diventando una realtà che sta mano a mano sminuendo, evaporando. Quante volte mi sono trovato per sentire dei cristiani che in chiesa, pace fratello, adesso non si dice meno più pace, buongiorno e buonasera, il popolo di Israele dice ancora shalom. In questo dobbiamo dire che sono rimasti fermi, ovunque andate il saluto è shalom. Eppure quel popolo, la maggior parte, non ha accettato Gesù. Gesù ha insegnato di darci la pace, ma giustamente capisco anche perché molte volte non si dà la pace. Se la pace non ce l'hai nel cuore, e la pace è Cristo, giustamente non si può nemmeno dare. Come fai a dire pace a qualcuno se a te ti manca? Bisogna darla se uno ce l'ha, no? Ce l'abbiamo soltanto se analizziamo noi stessi intimamente, profondamente. Io vi chiedo, e vi chiedo in questo momento, di avere un personale esame introspettivo. Ognuno guardi se stesso. Signore, sono ancora nella tua volontà? No, la risposta la potete dare facilmente. Piuttosto dovete chiedervi, sono ancora ubbidiente al Signore? Sono ubbidiente alla parola di Dio? Sento la gioia della sua presenza? Credo fermamente che Egli è. Se queste cose ci sono, allora i problemi non ci saranno, almeno a livello spirituale. Ma se non ci fossero più, è il tempo di dire semplicemente un'espressione, ma dirla con fede. Signore, abbi pietà di me. Beh, vogliamo dirla insieme, in umiltà. Signore, abbi pietà di me. Alleluia! Oggi è ancora tempo della grazia. Egli non spegne il lucignolo fumante. Cosa sta a significare questa espressione che troviamo nella parola di Dio? Che Gesù non spegne il lucignolo fumante. Sta a significare che anche se la fiamma si è spenta, e stavamo citando le vergini, è vero? Stavamo parlando delle vergini avvedute, delle vergini disavvedute, e faccio una parentesi subito su questo argomento per parlare poi del lucignolo fumante. 5 vergini che avevano l'olio nella loro lampada, a quel tempo si usavano le lampade. Beh, la stessa cosa di dire oggi 5 vergini che hanno le batterie cariche e 5 che hanno le batterie scariche. Sono cambiati i tempi, la luce non si fa più con però rimane il significato originario, perché è la carica della batteria che è essere attaccata a un generatore di corrente per poterla ricevere. E spiritualmente il generatore di corrente è lo Spirito Santo di Dio, sì o no? 5 avevano l'olio, 5 dicevano, c'è tempo, passerà quest'estate, c'è tempo, basterà quest'altro tempo, c'è tempo, c'è tempo, Gesù, ma stanno dicendo da millenni che Gesù ritorna, deve tornare proprio adesso, proprio nel 2006 deve tornare, può tornare nel 2007, 2010, 2040, 3000, e tu fino a quando durerai? Io fino a quando durerò? La mia vita quanto tempo? Sappiamo quanto tempo vivremo? Non lo sappiamo. La parabola parla che tutte divennero sonnacchiose. Che termine, vero? Sonnacchiose. Cominciarono a tirare, a russare. Va bene? Si stancarono.
si stancarono queste vergini. Erano vergini, si riferisce alla Chiesa, non si riferisce a chi non conosce il Signore. Questa parabola si riferisce esattamente alla Chiesa. Sappiamo che la Chiesa nel nostro insieme, non parliamo come chiesa istituzionale, parliamo come anime secondo il modello biblico, che tutte le anime messe insieme rappresentiamo quel monumento spirituale che è la casa di Dio. Alleluia, non le pietre, i cuori, le persone, non i clerici e i laici, tutti insieme. Alleluia! Divennero sonnacchiose, si raffreddarono. Che sta succedendo in questi tempi? Quando più forte è la temperatura fuori, più si raffredda nella fede. Ah, va bene, adesso che fa? La Chiesa non è per fare qualche cosa, di adempiere, entrare in Chiesa per officiare, per stare in una Chiesa, per mettere a posto la coscienza. La Chiesa è il luogo di incontro dei figli di Dio. La Chiesa è il locale della famiglia, dove dobbiamo incontrarci nel Signore, dove il Signore continua a livellare la nostra vita e distribuisce le benedizioni abbondanti. Signore, benedice ancora in questo momento noi e quelli che ci seguono. Non ne possiamo fare a meno. Divennero tutte sonnacchiose. Si sta parlando di risveglio da tanti anni. Signore, manda un risveglio. Signore, manda un risveglio. Ma chissà quante hanno imparato questa parola a memoria senza capire che cosa vogliono dal Signore. Io credo che se il Signore sta tardando c'è anche una ragione, che non è legata soltanto ai suoi adempimenti, è legata anche a quelle che sono le nostre richieste. Tante volte ci sono delle richieste suicidanti per farle. Dì, mandaci un risveglio, Signore, mandaci un risveglio, mandaci un risveglio. Ma quanti lo desiderano col cuore? Perché chi vuole un risveglio è già sveglio. Rino, che pensi? Questo l'ho pensato, la penso in questo momento. Perché le vergini sonnacchiose non dormivano completamente. Divennero tutte sonnacchiose, ma c'erano le incoscienti. E le coscienti, le quali hanno avuto anche loro un colpo di sonno, però sapevano che avevano dell'olio e aspettavano, sapevano che il Signore e lo sposo sarebbe arrivato. Non sapevano quando, ma sapevano, e erano tranquille. E chi chiede un risveglio è tranquillo nel Signore. Il risveglio si chiede per gli altri e per rinnovare se stessi. E avvenne che cosa? Improvvisamente. Ecco, lo sposo viene, una voce, lo sposo viene. E quelle che erano avvedute si svegliarono immediatamente, si svegliarono. Arriva lo sposo, ha preso la loro lampada, era l'oggetto che dovevano usare per andare incontro allo sposo, non potevano farne a meno, non si poteva ottemperare ad altro, non bastava per gli altri, ognuno doveva avere la sua lampada e doveva essere funzionante, doveva esserci ancora il combustibile, l'olio dentro. E a quel suono mettere le lampade, le accesero, non c'era forse tanto olio, ma c'era per quel momento che arrivava lo sposo. E le altre? Ci date un poco del vostro olio? Non ne abbiamo, è vuoto, la nostra lampada è vuota, la nostra batteria è scarica, usate la terminologia che volete. Non si doveva cambiare la batteria, non si poteva cambiare la lampada doveva avere l'olio. Una batteria richiede la ricarica, bisogna ricaricarla, lo sposo viene. Si erano messi subito in difficoltà, dateci un poco del vostro olio. E loro hanno detto, non abbiamo, ne abbiamo a malapena a sufficienza per noi. Sapete che anche una batteria carica, col tempo, se non si adopera, si scarica un pochino fino a scaricarsi del tutto, è vero o no? Se non c'è una ricarica. E l'olio, in quel tempo l'olio pure evapora, pure subisce un processo di evaporazione. In quel momento sono convinto che le cinque disavvedute hanno detto, ma che amore, che belle cristiani! Che bei cristiani! Questo è amore! Non ci volete dare un po' di olio? Cosa? Si confonde l'amore con altre cose. La dabbenaggine, voglio usare un termine
particolarmente leggero. Andatela a comprare. Si preoccuparono subito, dovevano essere presenti, se ne uscirono, corsero. Intanto lo sposo era arrivato, le lampade erano state accese, entrarono, fu chiusa la porta e quelle vergini che non ne avevano fecero purlo pentite, provvidero in qualche maniera a rimediare la mancanza di quell'olio e poi si presentarono vicino a quella porta e quella porta però era chiusa ed era chiusa in una maniera abbastanza consistente e bussarono e bussarono. In un altro punto c'è scritto: ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti quando siederete a tavola con Isacco, Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i santi, e voi ne sarete rimasti fuori. Chi ha orecchi da udire, oda. Chi intende, intenda. Se è da porre rimedio, si faccia subito. Perché non è il cristianesimo di nome che Gesù gradisce. Non chi dice Signore, Signore, ripeto questo verso, entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. Amen. Sono parole di Gesù. Ed egli non spegne il lucignolo fumante. Cioè, se è rimasta appena appena un po' di calore, non pensare alle tue cose, ai tuoi affari, alle tue attività, trascurando il Signore. Alle tue vacanze, ai tuoi soggiorni, alle tue prerogative. Ma è giusto, devo riposarmi, è giusto, ma ancora più giusto che ti riposi all'ombra dell'Onnipotente. È giusto ancora che abbiamo ricevuto un giorno, e forse molti l'hanno dimenticato, quando il Signore parla e dice di dare a Lui il nostro giogo e Lui ci darà il suo, perché il suo è leggero. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e come e abbiamo realizzato questo, vero? E io vi darò riposo. E ripeto ancora che il riposo non è quello delle membra. Se non c'è pace nel cuore, se non c'è una vera fede, non troverete la pace da nessuna parte. Non si compra la pace. Si è ricevuta e si riceve mediante il principe della pace. E il principe della pace è questo meraviglioso Gesù che io vi predico, ma che è il Signore prima della mia vita, e voglio innamorarmi ogni giorno di più di Lui. Non dell'uomo, perché non è il sesso. Gesù è Dio. Gesù è Dio. Alleluia! È un innamoramento spirituale per la parola di Dio, amare la parola di Dio. E questo ci porterà a ricevere fede giorno per giorno, e a farci crescere nella fede. Quando si cresce nella fede, tutte le altre cose svaniscono. Quando i nostri occhi sono puri e sono purificati, non saranno le attrazioni del mondo, non saranno i divertimenti del mondo, non saranno tutte le fantasie mondane che avranno importanza, perché avremo una vista chiara, abbiamo il collirio di Dio e la nostra vista diventa chiara, precisa, e tutto ciò che vediamo ha il suo vero aspetto. Ma quando poi questo non succede, allora la vista non è più quella di una volta. E nell'Apocalisse troviamo che ancora lo Spirito parla a una delle chiese, delle sette chiese, e dice: tu pensi di vedere ma non vedi, vieni e io ti do del collirio. Pensate, la parola collirio è uno dei medicamenti più antichi, vero? Affinché tu vegga. Quanti cristiani non vedono più? Ma che fa questo? Ma che fa quello? Ma che fa quell'altro? Ma il Signore non guarda queste cose? Al Signore non interessa queste cose? Siate santi, gli dice, perché io sono santo, dice il Signore.
vogliamo dirlo tutti insieme, siate santi perché io sono santo. E santo significa non il processo di beatitudine, e non voglio polemizzare con chi che sia, ma dobbiamo dirci la verità, non è un processo da farlo santo, quella persona è santa, pubblicare che è santa, è una condotta santa, e la condotta santa significa separati dal mondo, ma appartati a Dio, alla gloria di Dio, per quello che è il regno di Dio, e vogliamo dare gloria a Lui in sempre eterno. E voi rispondete? Amen. Vogliamo alzarci all'impiedi, gloria al Signore, e vogliamo chinare il nostro capo. Diamo gloria a Dio, non scappiamo e rimaniamo nella piena comunione, rimaniamo conformi a quello che è la volontà di Dio anche nei servizi di culto. Non un servizio di culto effimero, finita la predicazione possiamo... No, adesso è il momento della benedizione, e vogliamo soprattutto che in questo momento il Signore benedica coloro che non sono qui con noi, ma che ci hanno seguito attraverso i mezzi multimediali. Umili che abbiamo, vogliamo dire: Signore, Signore, benedici coloro che ci ospitano sui loro canali. Signore, dai benedizioni spirituali a coloro che apprezzano, perché per tenerci sul loro canale apprezzano il messaggio dell'Evangelo. Signore, benedicili insieme alle loro famiglie. Vogliamo chinare il nostro capo. Padre Santo, Padre Buono, vengo a te nel nome di Gesù. Padre, io confido in te, che questa parola possa aver raggiunto tanti cuori, non solo questa sera fra i miei fratelli e le mie sorelle che sono qui, ma tanti altri di cui non conosco i nomi, i volti, ma tu li conosci uno per uno. La tua volontà è quella che tutti fossero salvati, tutte le creature, che diventassero prima figli tuoi. Ma tanti figli ti hanno abbandonato, ti hanno trascurato. Ciò non sia per quelli che hanno ascoltato ancora questa sera, questo giorno, questa mattina, ovunque sarà predicato questo messaggio, e soprattutto noi qui in questo momento. Signore, se ci sono molti lucignoli fumanti, incendiali, un nuovo fuoco. Il santo fuoco, il fuoco del tuo spirito possa incendiare. Se ci sono tanti e tante vergini che si sono addormentate senza olio nella lampada, Signore, una particolare manifestazione e unzione di Spirito Santo, riempi tutte le coppe, riempi tutte le lampade, gloria al tuo nome. E benedici coloro che forse per le prime volte hanno ascoltato questo messaggio umile, ma centrato, basato, ispirato sulla tua parola. Grazie Padre, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.